Buongiorno ascoltatori, siamo con Nando Verotta dell'ANCI, associazione che raggruppa gli NCC. C'è stato lo sciopero dei tassisti e sono venute fuori una serie di questioni, tipo le piattaforme ma anche altri rilievi tecnici, di cui adesso ci dirà Nando. Bene, sulle piattaforme la necessità di regolamentazione siamo completamente d'accordo. E non siamo molto distanti da alcune posizioni dei tassisti per quanto riguarda soprattutto chi fa che cosa, come, dove e quando. A noi interessa che le piattaforme, se si propongono come soggetti di intermediazione fra domanda e offerta, facciano gli intermediari. Non devono loro essere monopolisti, non devono loro alterare le regole di mercato su una base di una presunta concorrenza che di fatto poi non c'è, se sono le piattaforme a fare i prezzi. E qui non mi riferisco solo a Uber, ma mi riferisco anche a tante altre piattaforme straniere che operano in internet, di fatto proponendo loro dei prezzi e imponendone, tra virgolette, la citazione ai noleggiatori con conducente. Devono essere al centro le aziende NCC della politica dei loro prezzi. Secondo aspetto, e sarò molto rapido, sul FES. Allora, ragazzi, siamo qua a Milano, noi no FES, non siamo fessi e non vogliamo il foglio elettronico di servizio così come è stato concepito, perché oltre a non passare, in quanto prevede delle ovviamente normative che vanno in contrasto con la garanzia della privacy delle persone, soprattutto prevede una arretratezza. Noi dobbiamo progredire e non regredire. Abbiamo le aziende che hanno dei gestionali per cui ricevono le prenotazioni e inseriscono tutto in modo tale da semplificare la vita e la burocrazia, e voi tassisti venite a chiederci di tornare indietro, di individuare una serie di punti, sono 10 previsti dalla normativa che dovrebbero trovare l'attuazione nei decreti attuativi, ma sono improponibili. Io non voglio approfondire qui, allegheremo magari in fondo a questo servizio, a questo video, il vocale con il quale avevo già smontato un anno fa con 10 punti tutto quello che riguarda il foglio elettronico di servizio. Quindi non insistete per favore a volere lo scontro con la categoria degli NCC sulla base di presupposti che non stanno né in cielo né in terra. I miei colleghi fanno già la fattura elettronica, fanno già lo scontrino elettronico, usano il POS regolarmente, e voi che siete i nostri concorrenti, che il POS sì, magari lo avete, ma cercate di non usarlo, non sapete cos'è lo scontrino elettronico, non sapete che cos'è la fattura elettronica, venite a dettare norme sul nostro settore, per favore. Viaggiamo insieme come avete ben fatto, chiedendo per esempio il riconoscimento del lavoro usurante per quello che riguarda il trasporto pubblico non di linea. Cerchiamo i punti di incontro e non di scontro. Dimenticatevi del foglio elettronico di servizio per non farci passare. No FES. Su questo non molliamo. Grazie. Grazie a tutti, e da Giuseppe Crisio per il Quotidiano d'Italia.